Allora, eccoci qui in diretta. Con noi dovrebbe esserci Luca Moretti, l'addetto stampa del Perugia Calcio 5 femminile. Luca, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Ciao Luca, buonasera. Insomma, dacci buone notizie, insomma, per questa nuova avventura del Perugia Calcio 5. È ufficiale, insomma, ce lo dici tu? Sì, la notizia è appena arrivata, abbiamo ricevuto proprio da una decina di minuti il fax della Covisod, dove ci viene comunicato che la nostra domanda di ripescaggio è stata accolta e quindi la pratica, diciamo, è andata a buon fine. Bene, 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 bene. Così, insomma, si ripristina un po' quello che è stato, insomma, la stagione passata con Ternana e Perugia in Serie A. Il presidente, i presidenti, anzi, Truffarelli e Guatiri, cosa ne pensano? Li hai sentiti? Sono felici? Sì. Insomma, si stanno muovendo sul mercato già per la prossima stagione? Sì, assolutamente, li ho sentiti perché ero proprio nella sede della società quando è arrivato questo fax che ancora non attendevamo perché in realtà il comunicato ufficiale diceva che entro il 24 sarebbe arrivata la risposta, per cui eravamo ancora così, stavamo ragionando del più e del meno, ma non si aspettava che arrivasse così presto. E loro sono naturalmente felicissimi, siamo tutti felicissimi. Nel mercato ci stiamo muovendo già da un po', ma ecco, un conto era poter dire che con tutta probabilità avremmo rifatto la Serie A e un conto naturalmente no, è poter dire che siamo ufficialmente in Serie A, nella massima serie, insomma una cosa che ha un sapore un po' diverso. Certo, senti, si era letto insomma un po' di giorni fa dell'arrivo di queste due spagnole, c'era qualche movimento di mercato, sai, insomma, c'è l'ufficialità di qualche giocatrice o siamo insomma ancora in alto mare per quanto riguarda i tesseramenti? Dunque, per quanto riguarda le spagnole, no, diciamo, l'acquisto è avvenuto, per cui tra l'altro dovrebbero con tutta probabilità fra qualche giorno venire a Perugia, ma la cosa è certa. Ci sono tanti altri contatti che sono anche, diciamo, a buon punto, però diciamo che di concluso e di ufficiale ancora non c'è altro oltre le due spagnole. Ripeto, aspettavamo anche per dare un po' un'accelerazione al nostro mercato, anche di avere la certezza matematica di questa Serie A, perché anche no, per un discorso di serietà nei confronti delle giocatrici che si contattano, no, dopo sarebbero state situazioni un po' spiacevoli da dover giustificare, no, se qualcosa non andava come tutti auspicavamo, quindi ecco, adesso con questa ufficialità sicuramente daremo un po' un'accelerazione e cercheremo di concludere le trattative che sono in corso. Ciao Luca, senti, sono Omar. Quindi Ciao, questa. ciao. Ciao, senti, quindi questa. Adesso già il Perugia sul maschile già aveva dato un ottimo segno di. Un ottimo cenno a tutte quante le squadre C1 a puntare in alto con l'acquisto di Albani. Insomma, quindi già per la C1 il maschile aveva detto che il Perugia ci sarebbe stato e si sarebbe mosso alla grande. Quindi adesso anche sul femminile. Si tenterà di arrivare al livello degli squadroni o l'obiettivo quest'anno sarà per una salvezza tranquilla? Arrivare all'obiettivo degli squadroni, avendo letto i nomi che girano, non è facile. Sicuramente quello che la società vorrà fare è di allestire una squadra il più possibile competitiva, anche sulla scorta di quella che è stata l'esperienza un po' dell'anno scorso, no? Che si è conclusa come tutti sappiamo, però diciamo che per la nostra esperienza è stata un anno fondamentale perché insomma, abbiamo capito anche come è necessario attrezzarsi per affrontare una Serie A e quindi ripartiremo sicuramente dall'esperienza passata, dai nostri errori, dalle cose buone che ci sono state per cercare di fare decisamente meglio, un campionato con meno sofferenza, un campionato magari con qualche soddisfazione in più da togliersi, no? E quindi ecco, diciamo che l'impegno di tutti è in questo senso. Certo Luca, allora va bene, insomma ci fa piacere di queste belle notizie insomma, che ci riportate oggi dalla Buon Perugia e niente, ci risentiamo presto, in bocca al lupo, insomma possiamo dirlo, il Perugia femminile è in Serie A.
Assolutamente sì, grazie Crepi il Lupo, un abbraccio a tutti e un ringraziamento anche del vostro sostegno. Ti ringrazio, grazie. Luca, ci sentiamo, buona giornata. Ciao anche a ciao, voi Luca. A tutti, ciao ciao.